amici ad una nuova puntata di Brap. Finalmente Marco, ricominciamo la nostra fantastica trasmissione. Sono Francesca Martinez ed oggi sono in compagnia di... Ma di cosa parliamo oggi, Marco? E oggi facciamo un punto della situazione e abbiamo qui appunto il nostro presidentissimo Moto Asi, appunto Ivo, che è un grande amico e era venuto a trovarci alla prima puntata della prima stagione e adesso l'abbiamo rinvitato per venire a parlare della seconda stagione appunto di Brap, ma di nuovo di un'ottima stagione Moto Asi. Esatto, Ivo, dai, raccontaci un po' di Asi, che cos'è? Mi immagino l'ottantenne col suo casco. Ah, poi ne avremo da parlare poi. Sì, prossimo. Guarda, è solo che da venire a vedere, tu non credi che... Non ci credi, veramente è una cosa incredibile, da pelle d'oca. Ma anche i bambini, tu dovresti vedere i bambini piccolini che nel paddock... Certo, beh, io comunque un'idea già ce l'ho perché sono venuta l'anno scorso alla premiazione, quindi ho visto comunque... La grinta di questi ragazzi. E tu li hai visti vestiti civili, niente. E quindi adesso che lei ha detto che sarebbe venuta già l'altro anno, poi non l'ha mai fatto, invitiamo Francesca a venire a una manifestazione. È vero, dai. È perché lavoro quindi, troppo, ragazzi. Mettilo nel calendario e nella tua agenda e quindi considero un lavoro e vieni a trovarci. È vero, dai. Poi non posso mancare anche alla prossima premiazione. Oh, certo. Quella okay. Assolutamente. Ma non solo Marco. No, fai contento tante altre persone. Anche le signore erano contente, posso dirlo? Sì, assolutamente. Sì, magari all'inizio hanno guardato un po' così, però poi sono state veramente carine. No, è comunque veramente un bel ambiente, devo dire. Beh, comunque tu hai visto solo la premiazione. Sì. Comunque nel paddock... Io posso parlare per quanto riguarda Moto Asi, poi vabbè ho frequentato in passato le altre federazioni, però specialmente Moto Asi... Cioè ci sembrerebbe meglio fare e quindi siamo sempre lì alla ricerca di cosa fare per soddisfare di più i nostri... Che vengono organizzati e come vengono realizzati? Allora, questa è una bella domanda perché mi consente di dire... che Bob. Ecco, con gli appoggi, ecco. Poi abbiamo il campionato regionale dove invece vengono fatte su piste di massima categoria, quelle dove ci sono stati i mondiali, dove ci sono stati i campionati italiani, quindi piste di categoria A. Certo, senti, ma tu Ivo, provi questi percorsi o no? Questo abbigliamento tecnico. Che comunque negli anni è già cambiato, perché quando correvano i nostri pionieri usavano delle tute in pelle, adesso nel posto più guidato hai dei picchi esagerati. Ma vedi che interessante questa cosa, sì. Perché magari chi è che appunto non è pratico di questo sport. Ivo, allora un'altra cosa da chiederti, com'è andata la stagione? Questa è una stagione che è andata particolarmente bene, farli divertire ma anche sportivamente farli crescere. Certo, poi comunque abbiamo avuto diversi ragazzi in trasmissione, abbiamo proprio sentito, no, i loro racconti di quando appunto ci dicevano della fatica che comunque fanno a conciliare anche la scuola e i loro impegni e quindi andare anche in pista ad allenarsi, certo. Sia per loro che anche per le famiglie, comunque. Fortunati, no? Perché non sempre noi donne assecondiamo le passioni di voi maschietti. No, comunque. nel nostro ambiente Moto Asi, certo. Direi. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Beh, volevo dirle io questa frase, io e te ci rubiamo sempre in battute. Del resto, tanti anni così, se avessi dovuto discutere. Marco, spieghiamo un po' anche agli amici a casa dove possono informarsi riguardo, non so, i vostri eventi e tutto quanto di Moto Asi. Allora, per tutti gli appassionati, quelli che hanno già la licenza, quelli che corrono, oppure tutti quelli che si vogliono avvicinare al nostro mondo magnifico di Moto Asi, possono andare sulla pagina Facebook Moto Asi oppure sul sito internet motoasi.it e lì sopra troverete tutto quello che vi serve per capire che cos'è il nostro. A questo punto siamo giunti alla fine della nostra puntata di Brap, era un po' che non facevo il nostro mitico gesto, quindi salutiamo Ivo Valenza, grazie per essere stato con noi. Ciao, grazie a voi. E poi giuro ti prometto. No, devi esserci. No, ma giuro. Ciao. Poi salutiamo Marco Magnetti, amici a casa, dove ci possono scrivere? Ah, potete scrivere a tv@motoasi.it. Ok, alla prossima puntata, ciao!